Lino Secchi, 54 anni di storia, parliamo di un vero e proprio fiore all'occhiello della Federazione Ciclistica Italiana. Sì, perché quando una manifestazione si ripete per 55 volte tra nazionali e internazionali, significa una gara ciclistica che ha un interesse per le migliori squadre italiane, così come è in realtà, perché 33 squadre che chiedono di essere iscritte con qualche altra in coda, significa che c'è un valore organizzativo, c'è una capacità di mettere a disposizione dei corridori e un percorso dal punto di vista tecnico molto valido. E c'è un inserimento di questa manifestazione in un contesto della comunità di Montecassiano che vede una partecipazione di tutti per cercare di rendere l'evento un momento di promozione del territorio. Il Velo Club Montecassiano organizza, oltre a questo, anche altre manifestazioni. Quindi significa interpretare il ciclismo in senso ampio, a 360 gradi, con l'attenzione del grande evento e con l'attenzione anche per eventi minori, con la soddisfazione poi di trovare qualche corridore, come in questa edizione, nel caso di Rocchetti e Giuliani, due figli della società stessa, del territorio, che ci saranno comunque nella gara, poi vedremo con quale risultato. Veramente una bella manifestazione per il ciclismo marchigiano e nazionale. Graziano Parlotto è l'anima, credo che racchiude in sé una grande forza, un grande spirito, un grande sentimento per lo sport, ma non solo per se stesso, ma soprattutto non è tanto per se stesso, appunto, ma soprattutto per quello che può dare questa società nel contesto sociale. Tra l'altro la forza che porta avanti in un momento così difficile, con quello che lui è capitato personalmente con la disgrazia del figlio, gli dà ancora, mi è sembrato, una maggior forza e determinazione, pur non dimenticando chiaramente questi eventi. E lo sport che ti dà quella forza in più, io auguro che sia questo che lo aiuti e che trovi in questo impegno qualcosa per aiutare a proseguire in questo difficile cammino. Rocchetti, questa per te è proprio la corsa di casa, indosserai una delle maglie più prestigiose del ciclismo italiano, le emozioni al via sono tantissime. Sì, è comunque un'emozione correre questa gara che fin da piccolo guardavo da bordo strada e quest'anno sarebbe giusto e voglio onorarla al meglio e spero di farlo veramente bene. Se quando eri bambino credevi che veramente un giorno avresti potuto correre il Gran Premio San Giuseppe? Più che credevo, lo speravo come speravo di passare una grande squadra e ci sono riuscito. Spero che quest'anno mi dia anche una grande mano, che questa gara possa far bene. Percorso che tu conosci benissimo, questo è un percorso selettivo che non dà respiro. Il percorso sembra tra virgolette facile, ma è un percorso che col vento e col freddo che può essere in quei giorni può essere molto selettivo e si può decidere anche da lontano. Latini, poche novità in parlando del percorso, perché questo è un percorso che ha sempre premiato grandi, grandissimi campioni. Ma il gusto di cambiare, tanto per cambiare, non ci sembra che sia una cosa. Le persone le dobbiamo far venire a Montecassiano e la gente deve vedere e godere la corsa a Montecassiano. È inutile che andiamo a cercare altri percorsi, altre alternative. Non ci sembra che sia una cosa logica. Può darsi che sbagliamo noi, però adesso
cerchiamo di andare avanti così. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams. Parliamo di uno dei vostri fiori all'occhiello, la sicurezza in corsa. Questa è una cosa un po' parte da me, perché io purtroppo parecchi anni fa ho avuto su una corsa un incidente molto molto brutto. Purtroppo quelle cose che non dimentichi. Allora che fare? Cerchi di fare una cosa al massimo. Speriamo che ci si riesca, come è successo negli ultimi tempi. Gaetano Gazzoli, parlare del Gran Premio San Giuseppe significa parlare di una delle grandi classiche del calendario italiano. Grandi classiche del Carbonato, 55esima edizione, anche Gaetano Gazzoli ha corso in questa corsa ai tempi migliori, l'unico piazzamento mi ricordo 11esimo. È una grande corsa, diciamo, è una Sanremo per dilettanti, viene all'inizio di stagione, i corridori sono tutti carichi, vediamo anche la battaglia che c'è durante la corsa e vediamo l'ordine d'arrivi. Che diciamo, 55 edizioni, e da tanto tempo un applauso agli organizzatori, anche me ci metto anche io, perché abbiamo ancora la forza in questa difficoltà che c'è in Italia di fare questi eventi, queste grandi corse, diciamo. Veramente ci comporta un po' di sacrifici, però come sarà Latini, come sarà Gazzoli, ringrazio a chi ci dà la mano, perché quando uno si presenta sulle gare con una grande manifestazione, penso che la gente non ci dice di no. Purtroppo mi dispiace, ma ho provato anche prima, subito prima dell'inizio di questa conferenza, richiamare a Giorgio Cargavrini. Cargavrini purtroppo è a letto, ammalato, e io ho detto ti vengo a prendere. Mi ha detto, dice, guarda, devo fare la puntura, devo fare... Allora, ha detto saluto a tutti i presenti, e dunque questo faccio. Sindaco, una corsa che ha una grande storia e che fa conoscere il nome di Montecassiano in tutta Italia, direi in tutto il mondo. Sì, effettivamente la corsa di San Giuseppe oramai è una lunghissima tradizione, essendo arrivati alla 55esima edizione. Per Montecassiano rappresenta un volano per il turismo, per l'economia, insomma abbiamo tantissima gente che conosce le Marche solo per la presenza di Montecassiano, perché prende parte, partecipa a questa manifestazione. Fa sì che le persone possano conoscere le nostre bellezze paesaggistiche. Siamo nella Valle del Pensare, nella Valle dei Leopardi, un territorio da un punto di vista paesaggistico che non ha nulla da invidiare alle altre regioni italiane e che non è adeguatamente forse conosciuto, e in più ci consente anche di far conoscere la vivacità culturale ed economica della nostra terra. Quest'oggi non solo si presenta la corsa, ma si inaugura anche la nuova sede del Velo Club Montecassiano, segno che la vostra amministrazione è veramente vicina a questo club. Allora, diciamo che a Montecassiano ci sono tantissime associazioni, questa è un po' una ricchezza, avere questo bacino fatto da associazioni e da volontari che operano nei più disparati settori. Sicuramente abbiamo voluto quest'anno iniziare a premiare quelle associazioni che hanno una storia più lunga, come il Velo Club di Montecassiano, come il CIF, che quest'anno festeggiano importanti anniversari, dando questi spazi comunali che non erano al momento utilizzati nella disponibilità di queste associazioni come sostegno per l'attività di promozione che fanno del territorio. Sindaco, lei ha praticato questo sport, possiamo dire che è uno sport che insegna tante cose. Sì, poc'anzi mi sono sbilanciato raccontando anche i miei albori da ciclista. Io in realtà da ragazzo ho provato molti sport, perché ancora oggi mi sento molto sportivo, ma più nella testa che nel fisico. Oggi da ragazzo ho fatto molti sport, tra cui il ciclismo. Ne ho un bellissimo ricordo, è uno sport faticoso, e facendo una battuta dicevo ero più bravo in salita che non in pianura, perché ero magrolino, mingherlino, e quindi mi veniva più facile andare nei punti più complicati. Insomma, questa esperienza da scalatore mi torna utile oggi fare l'amministratore comunale, che è molto faticoso, ci fa molta fatica, e quindi ogni giorno si incontrano molte salite, poca pianura e pochissima discesa.